Inaugurati 12 posti letto al rifugio Montebue a 1800 metri sull'Appennino Ligure, un tassello in più nell'offerta turistica dell'entroterra. La stagione è decollata lentamente, ma ora viaggia a pieno regime. Primo giorno di saldi in Liguria nell'estate dell'emergenza sanitaria. Residenti e turisti equipaggiati di mascherine a caccia dell'occasione nei negozi del centro di Chiavari. Istituto comprensivo di Cogorno al lavoro per la ripresa in presenza, classi divise e aggiunta di un plesso per garantire il distanziamento. Necessario adesso un incremento dei docenti e del personale ATA. Si è concluso l'appuntamento serale con la recita del Rosario in diretta TV presieduto dal Vescovo. Nel mese di luglio ogni sera la preghiera mariana animata da 3 congregazioni religiose. Eli superficie all'ospedale di Lavagna, il comune cerca i terreni accanto alla Riorezza, lo ha confermato il sindaco Mangiante nel corso dell'assemblea annuale dei soci del comitato assistenza malati Tiguglio. Il Cittadella passa al comunale di Chiavari 3-2 contro la Virtus Entella che sbaglia anche un rigore, biancocelesti già salvi, l'allenatore Boscaglia fa i complimenti a tutti per la stagione. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. 12 posti letto al rifugio del Montebue, a quasi 1800 metri sul livello del mare, in quota. Da oggi la struttura è pienamente operativa nel rispetto delle norme anticontagio. Un tassello in più nel quadro dell'offerta turistica della Val d'Aveto e più in generale del nostro entroterra. La stagione è cominciata lentamente, ma ora sta viaggiando a pieno regime. Sentiamo. Sono state inaugurate questa mattina le camere al rifugio Montebue a 1774 metri sull'Appennino Ligure nel comune di Santo Stefano d'Aveto. 12 posti letto in 2 camerate, un tassello in più nel quadro dell'offerta turistica dell'entroterra dopo gli impianti e di rifugi aperti in tutto il territorio del Parco dell'Aveto. Potranno usufruire di un trattamento bed and breakfast, naturalmente a 1800 metri sugli Appennini Liguri, quindi una posizione unica. Sicuramente i problemi logistici di gestione ci sono, ma non vogliamo vietare in questo agosto ai visitatori della Val d'Aveto questa esperienza che sicuramente è unica. E forse questo è l'anno giusto, l'anno della pandemia, per completare l'offerta turistica del comprensorio della Val d'Aveto. Tanti, va detto, soprattutto nel fine settimana, hanno scelto l'entroterra per un periodo di riposo. La conferma anche dalle case ermette del Monte Penna. La stagione è partita a rilento, ma ora viaggia sostanzialmente a pieno regime. Il 70% dei clienti arriva da fuori Liguria. Noi sicuramente abbiamo lavorato molto bene nel weekend, le presenze sono state buone. In questo periodo ovviamente siamo stati anche abbastanza avvantaggiati sia da un punto di vista di autostrade che non siamo sicuramente ben messi nella nostra regione e poi il Covid ovviamente che non ha vietato i viaggi all'estero, quindi noi siamo risultati abbastanza avvantaggiati e comunque è una riscoperta dei Monti Liguri che a noi fa piacere, in generale. Rigoroso il rispetto delle norme anticontagio. Come tutti, nel senso che un po' ovviamente questa situazione ha pesato sia da un punto di vista psicologico che economico, perché un minimo di spese per riuscire ad adeguare un po' tutti gli spazi per riuscire ci sono state, ovvio. L'importante è che le persone quando arrivano capiscano la situazione e partecipino, perché noi possiamo fare il 100%, ma forse poi le persone ovviamente non seguono le istruzioni, poi diventa anche difficile farle rispettare. L'impianto della seggiovia da Rocca d'Aveto al Prato della Cipolla resterà aperto tutti i giorni fino al 30 agosto e poi nei fine settimana di settembre. Il secondo tratto dal Prato della Cipolla al Montebue apre ogni domenica di agosto più il giorno di Ferragosto e il 27 settembre, giorno della Madonna di Guadalupe. Noi abbiamo un'ottima affluenza anche sia da Piacentino che da Parmigiano, poi anche una buona presenza è stata grazie a una nuova organizzazione del mondo mountain bike, anche il Penna comunque si è attrezzato con le bici elettriche, quindi è stata una nuova vista sul mondo della montagna, un modo diverso di vivere la montagna. Dal turismo passiamo al commercio. Oggi in Liguria è il primo giorno dei saldi estivi che sono stati posticipati di circa un mese proprio a causa del lockdown e della chiusura primaverile dei negozi. Questa mattina in centro a Chiavari un buon numero di persone si è riversata per fare acquisti nei negozi del centro della città. C'erano molti residenti ma anche tanti turisti che nonostante il caldo afoso hanno scelto di provare a cercare l'affare nei negozi del centro storico. Vediamo.
primo giorno di saldi, già in giro per acquisti? Sì, diciamo il primo giorno, anzi da diversi mesi, che ne approfitto per comprare qualcosina, sia per la casa che per me stesso. Sì, occasione da prendere al volo. Ieri ho fatto l'ultimo giorno di lavoro e oggi ne ho approfittato per fare compere. È il primo weekend e facciamo un po' di compere. Voi arrivate da fuori o siete di Chiavari? Da fuori, da Milano. E siete venuti apposta per i saldi oppure avete, diciamo, unito l'utile al dilettevole? No, abbiamo unito l'utile al dilettevole, assolutamente. Quest'anno saldi con mascherine, igienizzazione, è più complicato? Sì, io perdo un po' la pazienza, però vabbè, quando qualcosa serve, serve. Quindi. Quest'anno sono stati posticipati, però comunque diciamo che se ne sentiva un po' la necessità da parte dei consumatori. Io ho comprato anche in assenza di saldi, obiettivamente, e comunque serviva anche per darsi una botta di vita dopo il Covid. Oggi, grande shopping. I saldi, secondo lei, sono ancora una formula vincente per comunque attrarre clienti, per acquistare, oppure magari hanno perso un po' il passo rispetto ad esempio acquisti online o altre forme? No, io preferisco sempre il negozio, il saldo incentiva sicuramente. Io acquisto abbastanza sugli e-commerce, però comunque i saldi li apprezzo moltissimo, anzi in realtà apprezzo anche i negozi, perché nel negozio uno può andare a vedere e scegliere effettivamente, mentre quando va online chiaramente non è che uno può toccare una maglietta. Sì, anch'io mi sono fatto tentare dagli acquisti online negli scorsi mesi, però anche il bello di, insomma, girare nelle vie della propria città. Nei negozi in cui è stata, ho visto tanta gente, si aspettava più o meno persone? Ne ho viste parecchie, abbastanza. Mi sembra che stia andando bene. Si aspettava più gente in giro o meno? Forse anche un po' meno gente, insomma, vedo che insomma, c'è parecchia gente in giro. Due operai sono stati feriti dall'esplosione di un tubo di acido solforico nell'impianto di biogas della discarica di Rio Marsiglia a Tribogna. È successo ieri attorno alle 18. Grave uno dei due, trentenne, che è stato colpito in pieno dal getto dell'acido. Meno preoccupanti le condizioni del collega. Entrambi i feriti sono stati trasportati con l'elisoccorso a Genova, uno all'ospedale San Martino, l'altro al Villa Scassi di San Pier d'Arena. I due tecnici erano al lavoro all'impianto che non era funzionante. Al momento non è ancora stato possibile ricostruire le cause di quanto è accaduto. L'area della discarica è stata posta sotto sequestro dal personale per la sicurezza e la prevenzione sugli ambienti di lavoro della ASL 4 per capire appunto quali siano state le cause del guasto. Il provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta ha approvato il progetto definitivo del canale scolmatore per i torrenti San Siro e Magistrato a Santa Margherita Ligure, l'opera che consentirà di eliminare tutta la zona rossa che attualmente comprende l'abitato tra il campo sportivo e il lungomare tra Piazza Vittorio Veneto e il Castello Cinquecentesco. L'iter ora passa al Comune, che dovrà realizzare il progetto esecutivo per realizzare la galleria sotterranea di quasi 2.400 metri, galleria che partirà dal campo sportivo e arriverà fino a Punta Pedale. Il tunnel intercetterà le acque dei torrenti San Siro e Magistrato e le convoglierà in mare. Il costo totale dell'opera è di 33 milioni di euro. Continuiamo anche oggi a parlare di scuola e di come gli istituti scolastici del nostro territorio si stanno preparando alla ripresa di settembre. A Cogorno, l'istituto comprensivo formato da 9 scuole che vanno dall'infanzia alla secondaria di primo grado ha già riorganizzato gli spazi per mantenere il distanziamento degli alunni. Più classi e più plessi però necessitano di più personale. L'istituto comprensivo di Cogorno è al lavoro per riprendere l'attività scolastica a settembre, una ripresa che deve essere totale, in presenza e senza riduzioni di orario. Sono infatti 9 scuole che vanno dall'infanzia alla secondaria di primo grado, per le quali, da direttive ministeriali, non è possibile usufruire della didattica a distanza neanche in forma integrativa. Partiamo dalla questione spazi. Il problema, esistente nella primaria del villaggio, sarà risolto con lo spostamento di 4 classi nel plesso dell'ex asilo G.B. Rocca a San Salvatore. Andranno 4 classi di primaria che però per motivi di distanziamento diventeranno 8, quindi 4 classi, 4 quarte primarie e 4 prime primarie. Sempre per garantire il distanziamento, le classi della secondaria sono state divise in 8 e quelle della scuola dell'infanzia di Chisanuova sono passate da 2 a 3.
Un numero crescente il classi che richiede un incremento consistente del corpo docenti, per cui l'istituto ha già fatto richiesta. Per il momento non abbiamo ancora nessuna comunicazione circa l'organico, quindi non sappiamo assolutamente se effettivamente verrà autorizzato tutto questo organico. Sicuramente se non venisse autorizzato questo organico saremmo in difficoltà. Scuole con alunni di età molto distanti che richiedono diversi approcci. I bambini dell'infanzia, come previsto dalle direttive, non potendo mantenere le distanze, saranno divisi in sottogruppi stabili che non entrano in contatto tra loro. Nella primaria e secondaria, distanze garantite durante le fasi statiche e mascherine durante gli spostamenti. Nuove esigenze di organizzazione della vita scolastica che richiederanno un incremento anche del personale ATA, del 50% per gli amministrativi e del 20% per i collaboratori. I collaboratori, perché saranno impegnati in opere di sanificazione che fino ad oggi non erano previste, sia perché avendo un plesso aggiuntivo abbiamo bisogno sicuramente di più personale, di collaboratori. Abbiamo chiesto anche un rinforzo degli amministrativi in considerazione del fatto che comunque in particolare Cogorno ha delle grosse responsabilità di gestione anche amministrativa, in quanto è capofila della rete delle aree interne e quindi dovrà gestire non solo per sé ma anche per altre risorse. In Liguria ci aspettano ancora 24-36 ore di caldo molto intenso. Tra domenica e lunedì l'arrivo di una perturbazione determinerà temporali sparsi ed un ricambio d'aria. Questa mattina il termometro ha sfiorato i 30 gradi sulla costa. La rete osservativa del Centro Meteo Ligure segnalava alle 12.30 oltre 29 gradi a Lavagna, Chiavari e Rapallo, 32 gradi in Val d'Aveto e in Val Trebbia ed in particolare a Rezzoaglio e Rovegno. Il termometro scende un po' di più se ci si alza in quota, 25 gradi attorno alle 12.30 al Prato della Cipolla. Domani la sensazione di afa dovrebbe attenuarsi. Nel pomeriggio si svilupperanno temporali nelle zone interne, mentre lungo la costa avremo cielo nuvoloso ma senza fenomeni. Le temperature dovrebbero iniziare a calare un po' dappertutto. E quello che è appena iniziato è un fine settimana da bollino rosso sulle strade e le autostrade italiane ed in particolare sulla rete autostradale Ligure, che come le sapete in diversi punti è interessata da una doppia corsia di marcia su un'unica carreggiata. Un mese intenso di preghiera. La situazione adesso vediamo per quanto riguarda la rete autostradale Ligure in tempo reale sul sito di Autostrade per l'Italia. Sulla A12, nel tratto che attraversa Levante, abbiamo code a tratti tra il bivio A12 e A7 Milano-Genova e Recco per lavori. Poi ci sono code anche a ponente tra il bivio A10 A26 dei Trafori e a Renzano, sempre per lavori. Poi abbiamo anche code in particolare tra Varazze e il bivio tra la A10 e la A26 dei Trafori e ancora code, sempre per quanto riguarda il nodo autostradale genovese, anche sul bivio tra la A12 e la A7 Milano-Genova, provenendo da Livorno verso Milano, questa volta per traffico intenso, anche in questo caso dunque una situazione di difficoltà che si dovrebbe protrarre poi per tutto l'arco della giornata in questo primo fine settimana di agosto. Ieri sera si è concluso l'appuntamento con la recita del Rosario serale presieduta dal Vescovo in diretta TV su Telepace, un momento che è stato animato per tutto il mese di luglio da tre congregazioni religiose della nostra diocesi. Un mese intenso di preghiera, tre congregazioni religiose che hanno animato la recita del Rosario, una nuova e riscoperta attenzione alla dimensione familiare della preghiera che si è fatta concreta nell'apprezzamento che questo gesto semplice ha ricevuto. È stato tutto questo l'appuntamento serale con la recita del Rosario in diretta TV da parte del Vescovo della Diocesi di Chiavari, Alberto Tanasini, che ha desiderato collegarsi ogni sera per la preghiera comune alla Vergine proprio nel mese di luglio in cui si celebra Maria sotto il titolo di Nostra Signora dell'Orto e di Nostra Signora di Montallegro. Proposto ogni sera nel tempo della quarantena come momento di invocazione e affidamento, il tempo serale di preghiera del Rosario è stato nuovamente voluto dal Vescovo a luglio, anche a seguito delle numerose richieste ricevute da tanti fedeli e animato dalle suore della Presentazione di Cicagna, dalle suore somasche del Nido San Girolamo di Rapallo e dalle suore rosmignane di Chiavari. Monsignor Tanasini non ha mancato di riferire questa circostanza negli incontri avuti in questo tempo durante le celebrazioni della
delle feste patronali in alcune località del territorio. La semplicità della richiesta da parte di tanti fedeli ha messo in luce un desiderio più grande, quello di continuare un cammino di affidamento attraverso la preghiera mariana. Desiderio che è emerso anche nelle molte testimonianze giunte al pastore della diocesi circa la ripresa desiderata e vissuta con fedeltà della preghiera in famiglia. In tante case durante la quarantena la recita del rosario è stata un'abitudine quotidiana. Di più, è stato un momento atteso, capace di dare speranza e pace, di sostenere i legami. Per questo, al termine della preghiera mariana, ancora una volta l'invito del Vescovo è stato a proseguire nella preghiera in famiglia. Noi interrompiamo questo appuntamento. Se il Signore vorrà, lo riprenderemo in un altro tempo. Vi esorto a continuare a pregare il rosario nelle vostre case e quindi tenere vivo il senso della preghiera in famiglia. Che il Signore vi benedica. Il Comune di Lavagna sta verificando la possibilità di realizzare la pista per l'atterraggio degli elicotteri a servizio dell'ospedale di Lavagna nelle aree adiacenti al Rio Rezza. È quanto ha dichiarato il sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, nel corso dell'assemblea annuale dei soci del Comitato Assistenza Malati del Tiguglio. Il Comune di Lavagna sta verificando la disponibilità dei terreni che si trovano nei pressi dell'ospedale per realizzare lo spazio per l'atterraggio degli elicotteri. Le mappe delle aree accanto al Rio Rezza, oggetto di un intervento di messa in sicurezza idraulica, dovrebbero confermare che in quella zona ci sono terreni di proprietà pubblica che pertanto saranno utilizzati a questo scopo. Lo ha spiegato il sindaco Gian Alberto Mangiante nel corso dell'assemblea annuale dei soci del Comitato Assistenza Malati Tiguglio, convocata per approvare il bilancio del 38esimo anno di attività. Quando noi parliamo di pista dell'elicottero, parliamo di grande parcheggio e ci riferiamo a quegli spazi di cui ha parlato anche il sindaco di Lavagna, quindi c'è possibilità anche, vedi, una cosa tira l'altra. Il riferimento di Giancarlo Mordini al progetto complessivo di riorganizzazione dei reparti dell'ASL 4 contenuto nel manifesto che il Comitato ha reso pubblico alcune settimane fa. Concentrazione dei reparti per acuti a Lavagna con innalzamento di un piano del Corpo Nord per il quale lo stesso Comitato si propone come soggetto finanziatore e costruzione di un nuovo parcheggio accanto all'ospedale con relativo eliporto. Su quest'ultimo punto, dunque, c'è sostanzialmente l'accordo fra comitato e amministrazione comunale. Sulla proposta in toto non si sono sbilanciati gli amministratori presenti, Mangiante per Lavagna, ma anche l'assessore Maggio e Pinasco per Chiavari e Sestri Levante. La cosa più importante per gli amministratori è informare correttamente il pubblico, i cittadini. Non serve avere questo o quel reparto, non ha nessun senso. Serve che il cittadino venga curato bene in tutti i sensi. Unanime invece il plauso per i conti del comitato che nel 2019 ha aiutato 601 persone, conti in ordine dunque anche grazie a bassissime spese di gestione. Hanno permesso di attivare attivare nuove borse di studio, rinnovare borse di studio vecchie che erano già qualche anno che erano programmate e quindi dottori, psicologi, specialmente per il reparto di riabilitazione di Sestri Levante che per aiutare le persone che hanno bisogno tra attrezzature ospedaliere e tra borse di studio si sono potuti effettuare dei bei progetti. Martedì 4 agosto è in programma Santa Margherita Ligure un omaggio a Mina, concerto all'Anfiteatro Bindi a partire dalle 21 con Chiara Galeotti a voce, Lorenzo Bertelloni al pianoforte, Lorenzo Pitanti alla chitarra e Jonathan Tenerini alla batteria.
Prosegue la rassegna sotto il campanile promossa e organizzata dalla parrocchia di San Michele di Pagana sul sagrato della chiesa di San Michele. Due le nuove date che si sono aggiunte alla rassegna, 8 e 12 agosto. Il giorno 8 agosto Alessandra Rotta, autrice del libro Rapallo, la sua storia, presenterà San Michele di Pagana e le sue tre baie. Il 12 agosto concerto per archi con Arice Cappagli, ex violoncellista dell'orchestra del Teatro alla Scala, e Valerio D'Ercole, violinista dell'Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti allo sport. In primo piano su Avvenire l'economia, duro colpo al PIL, crollo del 12,4% del prodotto interno in tre mesi, bruciati 50 miliardi di euro. La Sardegna, poco colpita dal virus, perde posti e gli anziani sono i più poveri. Il ministro Gualtieri sul secondo trimestre, ci si aspettava di peggio, dice il rimbalzo è possibile. Ancora Covid, crescono i positivi, il richiamo di Mattarella, nessun diritto di far ammalare. E poi migrazioni, modifica ai decreti Salvini, l'intesa non è in sicurezza. I dubbi nei 5 Stelle, la consulta incostituzionale, il no all'iscrizione all'anagrafe. Andiamo sulle pagine interne del quotidiano cattolico Avvenire per vedere gli altri temi in primo piano oggi. Come detto, il crollo senza precedenti del prodotto interno lordo, meno 12%, e poi ancora i 736 focolai che ci fanno paura. Il Covid corre lungo lo stivale con l'indice RT che adesso supera l'1 in 8 regioni e 379 nuovi casi. Negli ospedali la situazione è sotto controllo, ma il timore ora è la ripresa massiccia della trasmissione. Secolo XIX in primo piano, Mattarella, libertà non è far ammalare le persone. E poi ovviamente il conto alla rovescia in vista dell'inaugurazione del nuovo viadotto sul Polcevera, Genova San Giorgio, l'intervista al sindaco Marco Bucci, i segreti del modello Genova, copiare bene che cosa si fa nel mondo. L'intervista con ampio risalto ovviamente nelle pagine interne del quotidiano genovese. Bucci dice: abbiamo superato tanti problemi imprevisti, ma non ho mai dubitato del risultato finale. Il sindaco e commissario, il modello Genova, dice, è esportabile, i privati sono abituati a certi metodi, il pubblico si adegui. Ancora, la decisione più difficile, l'utilizzo degli esplosivi sulle pile 10 e 11, il supporto da parte del governo e invece interventi strumentali ad altri livelli, dice Bucci. E poi la modalità di lavoro in parallelo e non sequenziale ha consentito di andare avanti anche quando sorgevano intoppi. Pagine del Levante, stabilimenti balneari, il calo nell'estate Covid tra il 25 e il 30%, e poi il primo esodo sulla A12 ad una sola carreggiata, pronta la riapertura dall'8 agosto, dovrebbe tornare tutto alla normalità. La cronaca, sempre dalle pagine del Secolo XIX, si rompe condotta, due operai investiti dall'acido. È successo a Tribogna, alla discarica di Rio Marsiglia, due uomini stavano lavorando alla manutenzione dell'impianto biogas, sono stati trasferiti in elicottero al centro ustionati. Bene, per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuele, un saluto a chi ci segue, parliamo di lavori pubblici. Ad Ecco inizia lunedì un intervento che permetterà di completare la messa in sicurezza di via Faveto grazie alla canalizzazione delle acque meteoriche, ossia quelle che provengono dalle precipitazioni atmosferiche. Lo rende noto l'amministrazione comunale che ha fatto predisporre un'apposita ordinanza di chiusura al traffico proprio di via Faveto all'altezza del ponticello che attraversa il Rio. Dal prossimo 3 agosto, quindi da lunedì, negli orari 8.30, 12.30 e 14.18. Sono esclusi dalla chiusura i giorni festivi. Ovviamente questi orari di chiusura ci saranno fino a quando il cantiere non sarà concluso, si prevede entro 30 giorni dall'inizio. L'intervento poi sarà concluso anche con l'asfaltatura del tratto interessato. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo allo sport, il calcio. Virtus Entella sconfitta 3-2 contro il Cittadella nell'ultima giornata del campionato di Serie B che si è disputata ieri sera al Comunale di Chiavari. Partita intensa con tanti gol ed un rigore sbagliato dai biancocelesti, partita che è stata decisa da una rete degli ospiti all'87esimo. Sentiamo le parole a fine gara dell'allenatore Roberto Boscaglia. Mister, l'obiettivo era già stato raggiunto nell'ultima sfida contro lo Spezia, eppure Entella ha fatto una partita seria, vera, e nel secondo tempo, prima del gol, Cittadella avrebbe meritato di passare in vantaggio.
È stata una partita giocata molto molto bene da noi, un po' timorosa all'inizio, ma dopo abbiamo controllato il gioco, dopo il pareggio, e nonostante il gol del 2-1 abbiamo già nel primo tempo messo in grande difficoltà la Cittadella. Il secondo tempo devo dire che abbiamo fatto una grande ripresa, abbiamo meritavamo di passare in vantaggio sicuramente con tante occasioni create senza mai permettere a Cittadella di offendere in modo serio. E abbiamo anche sbagliato un rigore, mi dispiace molto, sia perché non abbiamo portato un risultato importante a casa, sia per Schenetti che ci teneva sicuramente a realizzare il rigore, e addirittura abbiamo preso anche gol, quindi oltre al danno la beffa, già il pareggio comunque è un risultato che ci poteva stare stretto, mi dispiace moltissimo. Siamo alla fine, mister, è stato un campionato molto lungo e intenso, l'Entella ha fatto grandi partite soprattutto contro gli avversari che la precedevano in classifica, ha raggiunto l'obiettivo una giornata dal termine, che voto diamo a questa stagione? È un campionato ottimo perché comunque abbiamo raggiunto il nostro obiettivo anche quest'anno grazie ad una società molto seria, molto impegnata nel costruire la squadra, dei ragazzi incredibili, dei dirigenti importanti che fanno un lavoro serio tutto l'anno, uno staff medico importante, ad uno staff tecnico che lavora tantissimo, ci mette tutto quello che deve metterci, passione, amore, sacrificio, un po' tutto quanto. Ripeto, tutti quanti, voglio anche ringraziare tutti quelli che magari non vengono mai nominati, che sono i magazzinieri, tutti quelli che lavorano con noi, che comunque ci fanno stare bene, ci fanno trovare sempre le cose a posto, tutte persone che magari, ripeto, stanno dietro le quinte ma che fanno un grande lavoro, quindi grazie a tutti, ai nostri collaboratori, al team manager, a quelli dell'ufficio stampa, dell'amministrazione. Perché quando si vince tutti insieme, così anche quando si perde tutti insieme, le responsabilità vanno divise. Terminiamo così questo appuntamento con l'informazione, il prossimo notiziario alle 19.15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e buona domenica a tutti.